Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video di AdoptMe. Oggi andremo a vedere come ottenere i nuovissimi pet di Pasqua, come funziona il minigame e vedremo anche come giocare in anteprima al nuovo evento di Pasqua. Ma prima di iniziare questo video, se anche voi volete il vostro Dream Pet, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e commentate il vostro username Roblox. Vi ricordo anche di seguirmi schiacciando i tre puntini in alto a destra e unirvi al mio gruppo SPZ Squad, dove potete trovare nella sezione negozio tantissime magliette. Se invece volete la mia amicizia su Roblox, giocare con me o fare un video con me, andate su www.federicospzgames.it e andate a dare un'occhiata agli abbonamenti. Eccoci qui su AdoptMe, raga, nel mio bellissimo, fantastico castello. Non so perché ho una civetta, ma ho qui con me la civetta che non ha neanche un nome, quindi va bene. Prendiamo la ricompensa, che tanto sono sempre i nostri soldi miseri, perché non riusciamo mai a trovare sto Blazing Lion. Quindi mettiamo ok, e scaffalò, eccetera, eccetera. E raga, oggi sono qui per mostrarvi tutti i nuovissimi pet di Pasqua, come ottenerli. E raga, vi faccio vedere in anteprima. Adesso non so quando vedrete questo video, ma comunque, se è già uscito l'evento, tranquilli, va bene, perché comunque vi spiego come ottenere nuovi pet. E raga, sono veramente, veramente belli. Non tutti, poi vedremo, cioè ce ne sono alcuni che sono veramente strani e dobbiamo capire insieme un attimo se ci piacciono o non ci piacciono. Adesso vi spiego tutto. Come prima cosa vi faccio vedere dove si terrà l'evento, perché ho visto che alcuni mi dicono: ma Fede, non fai vedere come si ottengono i pet. Raga, io sto registrando questo video prima che l'evento esce, così no, siete già pronti. Chi lo vede prima, chi mi segue, chi si mette la sveglia ogni giorno alle 2, alle 3 per guardare i miei video e si ricorda dei miei video, insomma, lo va a vedere in anticipo, così si prepara e capisce come funziona in anteprima, insomma, il minigame, come funzionano i pet, quali sono, come si chiamano, se gli piacciono, se non gli piacciono, quanto devono giocare per ottenerli, eccetera eccetera. Mentre se li state, se state guardando questo video dopo l'uscita dell'evento, beh, ovviamente voi l'evento l'avete già visto, io no, o almeno sì, adesso questo giro sì, vabbè, quindi caso a parte. In genere non posso giocare all'evento prima, quindi faccio quello che posso, vi faccio vedere immagini, vi spiego dove si trovano i pet, però non mi dite: Fede, non fai vedere come si fa a ottenere, perché non ci posso andare fisicamente ora. In ogni modo, vi faccio vedere dove sarà l'area per questo nuovo evento. Finalmente abbiamo un evento di Pasqua. Perché dico finalmente? Perché l'anno scorso non c'è stato, c'è stato lo Spring Fest, che è una festa per scusate il mio internet, guardate che pietà e compassione, non ho capito come mai sta facendo così da due giorni, cioè guardate che scena pietosa, non mi si carica nemmeno il gioco. Vabbè, con una lentezza allucinante ce l'ha fatta, siamo arrivati al centro e raga, questa qua è l'area dove c'è scritto area prossimamente e dove sarà l'evento vero e proprio. Poi ve lo mostro fra poco, perché ci ho giocato e voi direte: ma come hai fatto a giocarci? A noi influencer ci hanno mandato un link per provare in anteprima il gioco e ci hanno detto che potevo mostrarvelo in un video, quindi insomma io l'ho registrato, ve lo mostro e così voi lo vedete prima, vedete prima i minigame, vedete prima un po' tutto e capite. Comunque si troverà qua dove c'è scritto area prossimamente ci sarà l'evento di Pasqua. E raga, vi dico già che ci sono tre pet gratuiti con una nuova box, e poi ci sarà un pet leggendario Robux come ogni anno. Il pet leggendario Robux costa 600 come ogni anno, come lo Sugar Glider. Ah, però stavo dicendo, ecco, quest'anno ci sarà un vero e proprio evento di Pasqua. Non facevano un evento di Pasqua dal 2022, perché l'anno scorso l'hanno saltato, siccome hanno fatto lo Spring Fest, la festa di primavera. Cioè, a me personalmente erano carini i pet, erano carini i minigame, non c'era l'area di Pasqua, raga. Cioè, c'erano sti minigiochi tipo che sembrava di stare all'IKEA, con i mobili, che dovevi abbinare i mobili, Frenzy Furniture, una roba del genere. C'erano dei minigame, ma non sapeva di Pasqua. Cioè, non sembrava di essere, non c'era area pasquale, non c'erano uova. Hanno buttato lista caccia alle uova tipo l'ultima settimana, ma capite, non sapeva di Pasqua. Questo giro invece super Pasqua, super colorato, super bello. Infatti sono passato qui su YouTube per guardare le news, poi vi faccio vedere proprio il video che ho registrato mentre giocavo, così vediamo un po' tutto bene insieme. Però vi faccio vedere questo qua è l'evento, ripeto, dopo ve lo faccio vedere bene, bello grande, dove ci sono io col nome d'oro che gioco, eccetera eccetera. Però vi faccio vedere anche qua cosa dice Jesse. Ho messo anche i sottotitoli in italiano, così capiamo tutti bene, e ci fa vedere ovviamente il minigame, che io ci ho già giocato, l'ho già provato, è molto bello, molto divertente e molto, vedete, cioè il tema Pasqua c'è, raga, è bellissimo. Allora, queste qua sono le box, praticamente sono delle box tipo a cestino, poi ve le faccio vedere meglio, più grandi, dove all'interno si possono trovare tre tipologie di pet.
uovo. Cioè queste uova qua non si schiudono, sono pet. Che voi direte, ma che cavolo. Però in realtà ci stanno. Il problema qual è? Che non hanno nemmeno gli occhi. Quindi immaginate cavalcare sti cosi. Che roba strana. Sembra tipo il pesce d'aprile. Non ve lo so spiegare. Quindi non lo so. Non mi fanno impazzire, raga. Non mi convincono. Ci dovrebbero essere degli occhietti, una bocca, insomma una cosa divertente. Ma non così. Cioè così sono proprio delle uova. Adesso passiamo al pezzo forte, raga. E 600 Robux. È bellissimo. È un chick di Pasqua rosa, che si chiama Candy Floss. Quindi pulcino zucchero filato. Bellissimo. Adoro la follia. È stupendo. Guardate quanto è carino. È tutto rosa. Adoro, è veramente un bel pet. E ci dice anche che già prossima settimana ci saranno un nuovo pet e altri accessori, passeggini, cose pasquali. Però questa settimana avremo la box e il nuovo pet. Ci dice anche qualcos'altro di strano, raga, che dopo Pasqua, quindi ad aprile, non ce lo può fare sapere, ma dice che torna un pet che piace a tante persone. Non ho capito bene a quale pet si riferisca. Però vabbè, lo vedremo. Secondo me si tratta del pesce d'aprile. Ci sarà uno Shadow Dragon falso, tipo fake Shadow Dragon. Uno Shadow Dragon di carta, tipo, sapete, no? Perché pesce d'aprile sono dei pet scherzosi. Non lo so, non so cosa hanno in mente, raga. Non ho la più pallida idea. Raga, come promesso, ecco delle foto belle che si vedono bene. Questo qua dovrebbe essere quello ultra raro. Questo qua è il pet Robux leggendario. Carinissimo, raga. Non vedo l'ora di vederlo neo. Veramente veramente bello, lo adoro. Questo qua e anche questo qua mi sembra ultra raro. E questo qua invece è la box, che è molto bella la box. Ci sta un sacco, adoro il cestino. E questo qua è il leggendario, che ha tipo gli Smarties, gli Skittles, non so come volete chiamarvi. Comunque ha tipo queste caramelline. E ste uova a me non convincono, ve l'ho già detto. Più che altro mancano tipo gli occhi. Sembrano delle cose inanimate con le gambe. Non capisco, sono strani. E quindi non lo so, per me sono molto molto strani. Cioè ci stava un pet uovo, tipo ne abbiamo già, tipo Eggbart. È un uovo che parla. Ecco, magari fargli degli occhi così è un po' strano. Un occhio e bocca così è troppo strano, raga. Comunque vi faccio vedere che qua ci sono io che gioco in anteprima all'evento di Pasqua. Guardate che bello. Praticamente, come vi ho detto prima, il portale sarà messo qui. Quindi voi entrate e verrete teletrasportati in questa nuova zona, che è bellissima. Guardate qua, è veramente veramente stupenda. Ci sono un sacco di cose, ci sono altri influencer, che c'era anche Jesse nel server, Jesse quello di prima che avete visto. Quindi c'era un sacco di gente che lavora da Dotmi, vedete, da qualche parte. Anche Came Au, che dovrebbe essere una persona, un developer, un qualcuno. Comunque questa qua è la nuova area, è veramente veramente bella. Questa qua è la zona praticamente qua, dove c'è il minigame che sta per iniziare. E adesso vi spiego un po' come funziona, come si gioca, eccetera eccetera. Praticamente venite teletrasportati in questa roba dove ci sono dei cannoni che lanciano uova. Questi cannoni praticamente lanciano tre tipologie di uova: azzurre, verdi e gialle. Quelle gialle, che sono quelle dorate, valgono di più, valgono 3 punti. Non mi ricordo se quelle blu valgono 2 e quelle verdi 1, dovrebbe essere una roba del genere. Comunque cercate di raccogliere il più possibile uova dorate. Ecco, io ho fatto la maggior parte dei punti così, con le uova dorate. Quindi cercate di prenderli. Qui al primo round stavo andando a casissimo perché non avevo capito niente. Infatti stavo girovagando per la mappa con queste uova a cercare di prendere le uova col cestino. Comunque, mio consiglio, se volete fare un sacco di punti, dovete concentrarvi sulle uova gialle. Tipo ora non ho preso quasi niente di giallo, se non 2-3 uova. E infatti il mio punteggio è 45, 47, 48. Se arrivate a 80, mi sembra che dovrebbero praticamente darvi il massimo dei punti, che è 2690 punti, che sono pochi, perché ho preso poche uova gialle, siccome non lo sapevo. Infatti poi qua sono andato a parlare a quello lì che ti spiega come si gioca, e qua ci spiega un po' come funziona. Le uova verdi valgono 1, quelle blu valgono 2, quelle gialle 3, ho detto giusto. Quindi insomma dovete prendere tante, tantissime gialle e azzurre. Quelle verdi, raga, lasciate perdere. Concentratevi su quello e farete il massimo dei punti. Parlando invece di prezzi, qua dove ci sono questi stand, poi ci saranno sicuramente i pet. Qua la box cestino che vi dà le uova, pet uova strani, costa 14.000 uova del gioco. Quindi 14.000 uova e vi danno il cestino, un cestino che è una box, mentre quell'altro pet è Robux. Poi prossima settimana uscirà un nuovo pet e anche accessori di Pasqua, passeggini e varie cose. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi piace questo evento di Pasqua. Secondo me è veramente veramente bello. Finalmente abbiamo un evento di Pasqua. Mi mancava la Pasqua su Dotmi, perché non lo so, lo Spring Fest mi ha lasciato un po', sapete, tipo, non mi ha lasciato soddisfatto. Mentre questo qua, adoro, adoro la follia. Come al solito, se vi è stato utile, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale. E noi ci vediamo domani in un altro video. Ciao.